Benvenuti sullo strano canale. Oggi incontriamo, per fortuna solo virtualmente, un serial killer soprannominato l'assassino del bagno d'acido. Ecco la sua storia. "24 luglio 1909, Stamford, Lincolnshire. Qui nasce John George Hay, da tutti chiamato George. Quando è ancora piccolo, la famiglia si trasferisce a Outwood, nel West Yorkshire. L'ambiente in cui cresce è fortemente religioso, con due genitori che sfiorano il fanatismo e che fanno parte della setta dei Plymouth Brethren, una dottrina decisamente puritana che mette la Bibbia al centro di ogni cosa ed è zeppa di divieti atti a mantenere focalizzata l'attenzione sulle sacre scritture, come quello di non frequentare alcun posto che possa fornire un po' di svago e intrattenimento. Madre e padre non perdono occasione per ricordare al giovane George che deve fare attenzione, perché un'entità superiore lo osserva sempre. Ogni volta che commetterà uno sbaglio, gli ripetono di continuo, questa entità lo vedrà e lo guarderà con occhi pieni di disapprovazione. È naturale che una sorta di paranoia sotterranea nasca nella mente del bambino e poi del ragazzo. La sua infanzia è cupa e solitaria, come sarà lui stesso a raccontare in seguito. Anche se i miei genitori erano gentili e amorevoli, non avevo la gioia e la compagnia che di solito hanno i bambini piccoli. Fin dai primi anni di vita ricordo che mio padre mi diceva «Non farlo» o «Non lo farai». Qualsiasi forma di sport o di svago era disapprovata e considerata non edificante. C'erano solo condanne e divieti. Se facevo qualche errore o dicevo qualcosa che mio padre considerava improprio, diceva «Non rattristare il Signore comportandoti così». Se chiedevo di andare da qualche parte o di incontrare qualcuno, lui rispondeva: Non piacerà al Signore. L'unica consolazione è quella di poter giocare con il cane del vicino, visto che il credo religioso dei genitori vieta, tra le moltissime altre cose, di avere animali domestici. Proibito leggere altri libri che non siano la Bibbia. Ad aumentare il senso di isolamento sociale c'è l'altissima staccionata costruita dal padre attorno alla loro abitazione, che impedisce a chi sta in giardino di guardare fuori e a chi passa da quelle parti di sbirciare in casa. Il padre gli insegna che il mondo è un posto malvagio e che bisogna starne lontano, isolarsi, attenersi a ciò che è scritto nella Bibbia e nient'altro. Il genitore afferma che la voglia bluastra che ha sulla fronte è una sorta di contrassegno dell'Altissimo per i peccati commessi in gioventù. Specifica che sua madre non ha simili macchie perché è un angelo. Il terrore di George di vedere apparire sulla propria pelle una voglia simile in risposta a qualsiasi azione considerata peccaminosa è un'altra paura che si unisce a tante altre e che atrofizza il suo sviluppo psicologico come persona e come uomo. Con l'andar del tempo, però, si rende conto che nessun marchio punitivo appare in seguito alle prime bugie o a comportamenti discutibili. Conclude di essere invincibile, anche se il lavaggio del cervello a cui è stato sottoposto si palesa negli incubi spaventosi che disturbano le sue notti, come quello che racconterà in futuro allo psichiatra del carcere. Nel mio sogno vedo davanti a me una foresta di crocifissi che gradualmente si trasformano in alberi. All'inizio sembra che dai rami goccioli rugiada o pioggia, ma man mano che mi avvicino mi rendo conto che è sangue. Improvvisamente l'intera foresta inizia a contorcersi. Gli alberi, spogli ed eretti, trasudano sangue. Un uomo si avvicina a ogni albero e raccoglie il sangue in una tazza. Quando la tazza è piena, si avvicina a me. «Bevi», mi dice. Ma io non riesco a muovermi. Ecco cosa racconterà in seguito rispetto a questo periodo della sua vita. Crescendo mi sono reso conto, anche se in modo imperfetto, di essere diverso dagli altri
e che il modo di vivere in casa mia era diverso da quello delle case degli altri. Questo mi ha spinto all'introspezione e a strani interrogativi mentali. L'esigenza di mostrare una coscienza pulita a qualunque costo lo trasforma in un bugiardo provetto, un consumato manipolatore in grado di risultare innocente pur avendo alle spalle una montagna di reati. Smette di andare in chiesa con i genitori e il 6 luglio 1934 sposa Beatrice Hammer, una donna che conosce a malapena e che è riuscito a irretire in poco tempo. La coppia va a vivere con i genitori di George, ma il matrimonio dura solo 4 mesi, perché in ottobre George viene arrestato per frode e spedito in prigione. Mentre si trova in carcere, Beatrice partorisce una bambina che, forse costretta dagli stessi genitori del marito, dà in adozione. Oltre a rinunciare alla figlia, riceve il benservito da George che, una volta uscito, gli rifila una colossale bugia affermando che il matrimonio non è valido perché lui era già sposato. Si trasferisce quindi a Londra, dove negli anni seguenti continua a destreggiarsi tra imbrogli più o meno gravi, come mettere in piedi imprese fasulle per derubare i malcapitati investitori che si fidano di lui, e la prigione. Quando esce dal carcere lavora per un breve periodo presso un parco dei divertimenti di proprietà di William McSwan. I genitori di William, Donald e Amy, che ovviamente vedono solo la maschera istrionica, prendono in simpatia George e lo sostengono nei suoi affari. Quando lui si allontana, raccontando di una nuova azienda di cui deve occuparsi, gli dicono addio a malincuore, convinti di aver aiutato un abile e gradevole uomo d'affari, quando invece sono stati bellamente derubati. Non sanno inoltre che la testa di George brulica di idee spaventose che un essere umano dignitoso non dovrebbe coltivare. Si caccia in un nuovo guaio quando si spaccia per avvocato dalle parcelle profumatissime. Per quest'ultimo reato si fa 4 anni di prigione. Evidentemente il carcere porta consiglio, per così dire, ma non in modo positivo. Non ha nessuna intenzione di smettere con le sue ladronerie, ma è stufo di finire dietro le sbarre. Come fare per arricchirsi in fretta e restare impunito? Il piano che escogita all'inizio è molto semplice. Approcciare e sedurre donne in là con gli anni, sole e danarose, con l'intento di impossessarsi dei loro soldi. Poi fa una riflessione agghiacciante. Potrebbe anche farle sparire. Niente cadavere, niente reato, niente punizione. Collega questo ragionamento con il lavoro che svolge presso l'officina della prigione, dove ha a che fare con l'acido solforico. Per capire come funziona l'acido su tessuti vivi, conduce alcuni furtivi esperimenti sui topi che affollano l'edificio. Una volta libero, intreccia una relazione con Barbara Steven, che ha 20 anni meno di lui e che comincia a sognare di diventare sua moglie. Nel 1944 rimane gravemente ferito in un incidente d'auto, riportando un forte trauma alla testa. Una volta rimessosi, affitta un seminterrato al 79 di Gloucester Road. Girando per la città, si imbatte in William McSwan, proprietario del parco dei divertimenti. William lo invita a cena dai suoi genitori, che hanno conservato un ottimo ricordo di lui. Durante le ore che trascorrono insieme, Amy e Donald rivelano a George che hanno fatto dei grossi investimenti nel settore immobiliare. George sorride tra sé. L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il 9 settembre 1944 attira con una scusa a William nel seminterrato, lo colpisce alla testa con un oggetto appuntito e poi gli taglia la gola. Nel suo diario scrive: «Ho avvertito un improvviso bisogno di sangue. Ho afferrato una tazza e ho preso un po' del sangue che sgorgava dal collo. E l'ho bevuto». George si procura un bidone da 150 litri e ci infila il cadavere, riempiendo poi il contenitore con acido solforico. Ha indosso solo i guanti e un grembiule di pelle, ma niente a proteggere le vie aeree. Per questo si precipita fuori e aspetta qualche momento prima di rientrare e chiudere a fatica il bidone. Quindi, come se niente fosse, se ne va a casa a dormire. Il giorno dopo osserva il cadavere ridotto a una poltiglia immonda che getta nel pozzetto del seminterrato.
viene colto da una travolgente euforia. Ha ucciso una persona e ha eliminato tutte le prove. Ai genitori Amy e Donald racconta che William è fuggito per evitare di essere arruolato. Perché la cosa risulti convincente, spedisce delle cartoline dalla Scozia, fingendosi il loro figlio. Adesso che ha eliminato l'unico erede della fortuna dei McSwan, deve eliminare i McSwan stessi. Stavolta si organizza meglio e si attrezza con una pompa a staffa, una maschera antigas fai da te per proteggersi dai fumi dell'acido solforico e una vasca in acciaio. Il 2 luglio 1945 attira Amy e Donald McSwan nel seminterrato. Sono convinti che rivedranno il figlio William che è tornato dalla Scozia, ma è deciso a non farsi vedere troppo in giro anche se la guerra sta per finire. Così gli ha raccontato George. Invece vanno incontro alla propria fine quando quest'ultimo li tramortisce con un colpo alla testa ciascuno, cogliendoli di sorpresa. I coniugi vengono sgozzati, messi nella vasca e coperti da un bagno d'acido solforico che dissolve i loro corpi nel giro di poco. Anche in questo caso, George ha bevuto una tazza del loro sangue. Procede a falsificare la firma di William per venderne la casa e tutti gli averi, per un totale di 6.000 sterline. Poi fa la stessa cosa con la villa e tutte le proprietà di Amy e Donald. Adesso è un uomo ricco che ha sulla coscienza tre persone, ma questo non sembra turbarlo mentre spende a piene mani e continua imperterrito a imbrogliare, ingannare e raggirare chiunque gli capiti di fronte. L'impulso a mentire è più forte di lui, anche quando non c'è alcuna necessità di farlo. Il bisogno di uccidere è entrato a far parte dei suoi pensieri. Decide di non usare più il seminterrato per le sue abominevoli attività e prende in affitto un magazzino al numero 2 di Leopold Road a Crawley, a sud di Londra, dove trasferisce tutte le sue infernali attrezzature. Il dottor Archibald Henderson e sua moglie Rose hanno i giorni contati quando lo incontrano. Lui le avvicina dicendosi interessato alla casa che hanno messo in vendita. Li conquista in un baleno con l'ormai collaudata maschera di bontà, gentilezza e galanteria, facendo cadere la barriera della diffidenza. I due gli confidano che hanno altre proprietà sul mercato e George ordina subito 3 damigiane di acido solforico e 2 bidoni. Il 12 febbraio 1946 invita il dottor Archibald nel magazzino di Crawley e gli spara alla testa con il revolver rubato allo stesso medico durante una delle sue visite a casa della coppia. Mette il corpo in un ripostiglio e guida fino alla residenza del dottore, convince Rose ad accompagnarlo al magazzino e le spara alla nuca. Di nuovo beve il sangue delle sue vittime da una tazza. È convinto ormai di essere imprendibile e impunibile, perciò si lascia andare a una certa pigrizia quando lascia i corpi dove sono, limitandosi a legarli insieme con della corda. Torna il giorno dopo e dissolve i corpi nell'acido, ma uno dei piedi di Archibald rimane pressoché intatto. Per nulla preoccupato, George getta la ributtante poltiglia in un angolo del giardino. Deve darsi da fare in tutti i modi per convincere i parenti della coppia che va tutto bene e che i coniugi sono partiti per un lungo viaggio. I documenti contraffatti per appropriarsi di tutto ciò che apparteneva ai coniugi non si contano più. Dopo aver venduto tutto, si ritrova in tasca 8.000 sterline. Il fratello di Rose, Burling, sospetta che ci sia qualcosa di orribile dietro la scomparsa della sorella e del marito, ma George riesce a convincerlo che i due sono dovuti fuggire in Sudafrica per evitare di essere arrestati dopo che Archibald aveva effettuato un aborto illegale. Per racimolare altro denaro, non si ferma di fronte a nulla. Va a trovare la madre in lutto di una sua compagna di scuola morta all'improvviso, il cui necrologio gli è capitato sotto gli occhi mentre leggeva il giornale. Progetta di liberarsi della madre e prendersi tutto ciò che ha, ma la donna lascia questo mondo prima che lui possa organizzarsi. È di nuovo senza soldi, visto che gli piace giocare d'azzardo e fare la bella vita. Mentre alloggia in un albergo costoso, incontra Olivia Duran Deacon, una donna facoltosa, e i mostri della sua mente escono dalle tane, pronti a farla sparire. Nel luglio 1948, George denuncia il furto della sua auto, che però viene trovata distrutta ai piedi di una scogliera.
Nelle vicinanze viene anche trovato un cadavere, ma sulle prime non si collegano le due cose e lui giura che con quel corpo non c'entra nulla. Barbara, la fidanzata di George, comincia ad avere qualche sospetto quando lui le confessa che voleva frodare l'assicurazione e incassare i soldi per l'auto rubata. Un altro bidone viene riempito, stavolta con il cadavere di Olivia, i cui resti liquefatti vengono versati sopra quelli di Archibald e Rose. Sono molte le persone che George tenta di convincere a entrare nel magazzino con una scusa o un'altra e che, dando retta al proprio sesto senso, declinano l'invito ed evitano di finire nella sua ragnatela. Il fratello di Rose Henderson, Burling, ormai convinto che George sia responsabile della scomparsa della sorella, si reca alla polizia. Non saprà mai quanto è andato vicino ad essere eliminato anche lui. George viene arrestato con l'accusa di omicidio e la sua fedina penale lunga un chilometro non aiuta. Scortato alla prigione di Lewis, sembra che George abbia commentato: «Questo è il risultato per aver fatto fuori 6 persone, ma non per guadagno personale». Poi scrive una confessione completa. Lo fa perché è convinto che la polizia non troverà nulla nel magazzino, tranne l'attrezzatura. Senza dei cadaveri non potranno incolparlo di nulla e penseranno che sia pazzo. Sta giocando a un gioco pericoloso perché si sente superiore alla società intera. Ma si sbaglia. L'acido non ha dissolto tutto alla perfezione. Il lavoro che spetta a chi deve analizzare la poltiglia nauseabonda scaricata in un angolo del terreno che circonda il magazzino è atroce. E anche pericoloso, visto che si ha a che fare con l'acido. In mezzo ai 12 kg di grasso umano, oltre al piede intatto di Archibald, vengono recuperati numerosi frammenti d'osso, il manico di una borsetta, alcuni denti e il contenitore di un rossetto. Il 18 luglio 1949 comincia il processo. Una folla immensa ha saputo degli orrendi crimini di colui che è stato battezzato vampiro o l'assassino dell'acido e si affolla per trovare un posto in aula. George, che fin da quando è stato arrestato sembra divertirsi un mondo, si dichiara non colpevole. Ma gli investigatori stanno ricostruendo ogni mossa che ha fatto negli ultimi anni e stanno raccogliendo molte prove. Per l'accusa si è trattato di omicidio premeditato a scopo di lucro. La difesa si gioca la carta dell'infermità mentale, esponendo un'infanzia vissuta nell'abuso psicologico. L'accusa contrattacca spiegando che il solo fatto che abbia cercato in tutti i modi di cancellare le prove dei suoi crimini dimostra che sapeva benissimo che stava facendo cose moralmente sbagliate e contro la legge. La difesa non sa cosa ribattere, anche perché lo psichiatra chiamato a esaminare l'imputato non è riuscito a dimostrare che la sua capacità di giudizio sia mai stata compromessa. In più, il fatto che George gli abbia rivolto domande mirate a conoscere i termini di rilascio per i criminali ricoverati al Broadmoor Hospital, famosa struttura psichiatrica di massima sicurezza, dimostra che fin dal suo arresto stava pensando di usare la strategia dell'infermità mentale per sfuggire alla pena di morte. La giuria ci mette solo 15 minuti a decidere che l'imputato è colpevole di 6 delitti. Il giudice chiede a George se ha qualcosa da aggiungere. Lui scuote la testa. «Non ho nulla da dire». Il giudice legge la sentenza, condannato alla pena di morte tramite impiccagione. Madame Tussaud, fondatrice del Museo delle Cere, gli chiede il permesso di fare un calco del suo volto e lui acconsente, donandole anche un completo elegante da far indossare alla sua statua. Il 6 agosto 1949 George viene impiccato. Abbiamo narrato la storia di un assassino convinto di essere intoccabile e furbo più di chiunque altro. Niente corpo, niente reato, niente punizione. Il crimine perfetto, pensava. Non aveva calcolato che c'è qualcosa di invisibile ma potente, chiamiamolo karma, che pur prendendosi il suo tempo, alla fine arriva sempre a riparare tutti i torti e a vendicare coloro che non hanno più voce.
E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!